Settimanale tedesco Spiegel, che porta alla ribalta della cronaca il caso dell'ex capitano Matthias Defregger, oggi vescovo ausiliare di Monaco di Baviera. Perché tutta la stampa mondiale ne parla? Perché tanto scalpore su un episodio nella grande tragedia della guerra? Che cosa ha colpito e sconvolto la coscienza del mondo? Non l'uomo, non i fatti, ma una frase. Non potevo non obbedire a un ordine. Una formula che sentiamo da sempre, che sentiamo ripetere anche oggi. E anche oggi, nuove stragi, nuovo sangue, li sentiamo giustificare con questa formula. Non potevo non obbedire a un ordine. Ma al di sopra di qualsiasi ordine, c'è una legge che non appare in nessun codice di paese democratico o non democratico. Essa è una legge di natura, sta nel fondo dell'anima di tutti. Ed è in suo nome che qualsiasi soldato di qualunque esercito può, deve non obbedire quando l'ordine che riceve è in evidente contrasto con quella legge. Giugno 1944. Il fronte tedesco in Italia, da Anzio a Cassino, ha finalmente ceduto dopo mesi di ininterrotti combattimenti. Le avanguardie americane alleate entrano a Roma. L'accoglienza della popolazione è entusiastica. A Roma la guerra sembra finita. Ma non è così. Le divisioni tedesche effettuano un ordinato ripiegamento. Nella direttrice Roma-Rieti-Pescara, esse costituiscono ancora una potente macchina bellica capace, se non di rovesciare, di ritardare l'esito del conflitto. Per questo, il 5 giugno, il Comitato Nazionale di Liberazione Italiano ordina a tutte le forze partigiane di colpire dovunque e comunque i reparti tedeschi per ostacolarne la ritirata. Negli Abruzzi la dura sanguinosa lotta viene sostenuta dai partigiani soprattutto contro la 114esima divisione Alpenjäger, che deve la triste fama alle azioni di rappresaglia compiute in Jugoslavia. L'alto comando germanico, alle prime avvisaglie dell'azione partigiana, impiega immediatamente questa unità specializzata nella più drastica spietata repressione. Il 7 giugno, a Filetto di Camarda, un paese di montagna alle pendici del Gran Sasso, un'azione dei partigiani provoca la pronta spedizione punitiva nazista. 17 i civili barbaramente trucidati, il paese saccheggiato e incendiato.
Was los? Befehle! Komm rauf, schnell! Jawohl! Also, Leute, gehen wir zum Oberfeldweber. So, wir müssen rausgehen müssen. Mein lieber Günther, ich glaube, mit deinen Sandalen ist es aus. Stimmt. General Bolzen mag das nicht. Eben Leute wie unser Oberfeldweber, was gibt's denn das denn? Nein, arme Weichfüße. Du hast schon noch. Yeah. Weißt du, der Mann, der ein Kind bekommen hat? Ja, und dazu noch ein schöner Junge da hier. Ein 50-Jähriger. Auf Wiedersehen, Möder. Auf Wiedersehen. Ciao. Hey, sehen gut, Uwe Mario? Ja, so der Journal, so frisch. Questo oh, no, ja. Hey. Quanto pagare? 30 centesimi. Ah, sì. Hey, 30 centesimi. Dammeli i soldi. E tu? E tu non paghi? Franz und Heinrich demontieren die Telefonleitung. Also, Kinder, der Befehl ist gekommen. Wir werden versetzt. Vorsicht auf die Funkgeräten, ja? Weitermachen. Die Zigarette, mein Schatz. So. Du, mia grande ordinanza. Grazie. Me ne posso dire, maresciallo? Ja. Vai. Bist du Gerd? Herr Ludwig. Ich demontiere jetzt Telefonleitung. Frag ihm, ob er weiß, wohin wir versetzt werden. Ah, Gerd, einen Moment. Wohin kommen wir? Nein? Ach, so. Verstanden. Aha. Er weiß nicht. Auf Wiedersehen. Buongiorno. Buongiorno, Petit. Buongiorno. Mi raccomando, eh? Torno presto, padre. Buongiorno. Ecco fatto. Tu adesso hai finito di piangere. Ora starai bene per una settimana. E quando vengono gli altri soldati, gli americani, ricorda tu di fare vedere la gamba. Capito? Vai, piccolo. Arrivederci. A domani, don Pepe. A domani. Buongiorno, don Pepe. Buongiorno, don Pepe. Buongiorno. Salute, don Pepe. Quanto sei bello tu, puzza essa accesa, tutti lo cuore mio. Buongiorno, maresciallo. Buongiorno. Hai saputo che partite? Purtroppo. Oggi qui, domani chissà. È la guerra. Ma speriamo lui non fare guerra, sì? Bene, maresciallo. Mi dispiace, maresciallo. Pazienza. Siri, via qua, non momento. Marie! Marie! Hai sentito? No, che è successo? I soldati tedeschi se ne vanno da qui. Ma allora ha finito la guerra. Ma che è finito? Marco mio mi ha detto che vengano gli altri soldati. Allora teneva proprio ragione la guardia forestale quando mi ha detto che stavano per arrivare quelli che stanno all'America. Gli americani. Ma se arrivano quelli viene pure il nipote di Paolino. Certo, pure quello sta all'America. Allora chissà come sarà contento Paolino quando verrà a saperlo. Beh, sarà contentesse, ma io no. Mo mi tocca ridargli la coperta matrimoniale che mi ha imprestato. Che bella fregatura. Filomena, tu non cercare mai me, eh? Ma io volevo sposare te, Filomena, ja. Ach, dass du fertig wirst. Ja. Helmut, komm. Komm, Helmut, Filomena. Buongiorno. Ah. Buongiorno. So portato io salame e lo pane fresco, come mi ci hai detto. Tu non venire più domani, Filomena.
noi oggi partire. Ma finita guerra, io ritornare a Filetto, sì. Mm-hmm. Addio. Presto, Camille, corre! Piano, Camille! Vieta la casa, ma tutti presto! Don Peppi, Don Bè. Cosa c'è? Mine, sta male. Ma volete chiamare la levatrice giù a Camargo? Va bene, Maria. Penso mia a avvertirla. Ecco, ho portato le medicine, sì. Sapete la novità? I tedeschi se ne vanno. Come? Sì, me l'ha detto Isu. Gli tedeschi se ne vanno entro oggi. Questa è bella davvero. Affacciatevi, don Assunta, dovete andare a Filetto! Vengo! Vengo! Ah, buongiorno, don Pepì! Dovete subito andare a Filetto, don Assunta! Chi è? Ce ne ho due! La Nina! Ha bisogno di voi! No, 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 quella deve essere portata all'ospedale, all'Aquila! Secondo me ci vuole il dottore, bisognerà tagliare! Il dottore non c'è, è restato a Paganica, sembra che abbia una colica! Sì, quello è sempre il solito sfaticato! Vabbè, ci vado io a Filetto. Contento, padre? Brava, don Assunta. Arrivederci. Ich glaube kaum, dass du das warst. Ich bleib dabei, du bist nicht der Vater deines Sohnes. Du kannst höchstens der Großvater sein. Aber Quatsch! In 10 Jahren werde ich noch einen Sohn haben. Hör auf! Hör mal zu, das ist der Vater deines Sohnes. Sag ja mal was. Das ist gut, du kannst ja, sagen. Warte einen Moment. Guck mal an, schieße den Vater meines Sohnes. Lass sie probieren jetzt. Oh, hast du gesehen? Oh, noch eine andere. Ja, sicher. Ja. Oh, jetzt will ich versuchen. Was hast du gemacht? Du hast ihn erschossen. Und jetzt? Perché non è più. Hai capito? Non sta a rompere? Ma io me ne vado a casa. È stato buono. Trasmesso il segnale orario delle ore 13. Giornale radio. I reparti di testa della colonna motocorazzata della Quinta Armata Americana si sono attestati al nord della città di Roma. Parte delle truppe tedesche, ritiratesi dalle posizioni intorno a Roma, si sono congiunte ai reparti ancora attestati sul versante adriatico e precisamente sul triangolo strategico de L'Aquila, Chieti, Pescara. Non da
Vincent. Mandam. Mandam. Salve. Come va? Vai tu. Ah, se facesse meno caldo, il verde sarebbe meglio. L'ambasciatore tedesco a Roma, nel suo viaggio di ritorno, Maria! Ed è stato ricevuto dal duce. Maria! In lungo colloquio esaminando i recenti avvenimenti della condotta medica. Ecco qua, lo sapevo io. Un'altra calza partita. Donna Susi, siete arrivata, si è ringraziato l'uccello. Sì, ci vorrebbe un'altra calza. In merito all'approvvigionamento. Tieni, grazie Domenico, metti tutto sul conto. Va buono, arrivederci. Arrivederci. Allora, come stai? Soffro assai, si è lamentata tutta la notte. Penso proprio che ci siamo, tocca a voi, donna Susi. Beh, un po' di calma. Adesso vediamo. Grammi 0,25 di burro per ogni bollino verde della tessera B. Io però non sono mica il padre eterno e qua ci vuole il dottore. La conosco bene la Nina io. Però c'è un po' di pazienza comunque. Beh, allora lo vogliamo fare sto bambino? Come va? Santa me, che dolore, che caldo. Fa caldo, sì, lo so. Donna Assunti, volete mangiare un boccone con noi? Vi fa piacere? Sì, poco però, mi raccomando, oh, guarda qua, che... Vabbè, grazie. Il Bebel! Ja, was bist du? Was mag mich mit der Schinken? Ich gebe dir einen Sack. Lege ihn hier rein. Danke. Vattene tu, come dalla radio! Ti fa le bombe! Ma che sono, cari! Andate! Metti noi, forza, via, via! Help me, es ist viel zu schwer. Get off. Dean? Also, wer wird gehen? Gut, gut, ich gehe dahin. Thank you.
facciamolo saltare! Mamma mia, che sta succedendo? I partigiani hanno attaccato i tedeschi. Marco, ce me l'aspettavo. Ma noi non potevamo starcene con le mani in mano. Bisogna fare qualcosa, no? Ma che vuoi fare? Devo faccire pure tu. Maledetta sta guerra schifosa. Avemmo vissuto tanto tempo sotto quest'incubo. E proprio oggi. Proprio oggi. Doveva succedere. Dio mio, la furia della guerra non risparmierà neanche questo piccolo paese. Questo figlio di... Dio mio, hanno ucciso i tedeschi! Hanno ucciso i tedeschi! Antonietta! Antonietta, dove sei, figlia mia? Tu non dire, io buono, buono tedesco. Antonietta! Antonietta! Non t'alzà! Che male, Dario me! Né niente, mo ci penso io! Coraggio! Thank you.
Questa... Chiama! Chiama lei! Ehi! Fatemi a sentire, vi ho chiamato per avvertirvi della gravità della situazione. Noi tutti sappiamo quello che è successo. Partisano, was? Jawohl, Herr Hauptmann. Wie gesagt, die Leute, die uns angegriffen haben, waren vielleicht 4 oder 5 Stück. Aber es konnten auch mehr sein. Wache! Lassen Sie den Herrn Leutnant Ehlherr sofort hierher kommen. Jawohl, Herr Hauptmann. Oberfeldwebelschäfer, fahren Sie zu Ihrer Abteilung zurück. Jawohl, Herr Hauptmann, zu Befehl. Datemi retta, dovete mettervi in salvo. A me non mi sta buono, io non me ne vaio. Io non hai fatto proprio niente. Di questi tempi non fare del male non conta. Lo volete capire o non lo volete capire che la guerra non rispetta nessuno? Ma io non credo che le tedesche tornino ad ammazzare la popolazione che non ha nessuna colpa. Quel manifesto là parla chiaro, ve l'ho già detto. Qui sarà applicato il diritto di guerra tedesco perché poco fa ci sono stati 2 morti. A me nemmeno importa un manifesto. Io le bestie mie non le lascio. Io resto qua e basta. C'ha ragione, non siamo stati noi. Anch'io la casa e le bestie ne le lascio. Ma in nome di Dio vi scongiuro. Se i tedeschi fanno una rappresaglia, ci andate di mezzo voi. Non il vostro bestiame. Quello non ve ne tocca nessuno. A me pare, Armando, che Luprete c'ha ragione. Andiamo alla casa che ti preparo qualcosa e te ne vai su alla montagna. Pure io vai a avvisare un marito e me che ne arrivenesse della montagna. Presto, presto, andate via tutti, andatevene via tutti. Andatevene, vi ho detto, che aspettate? Jawohl. Gehen Sie, Herr Leutnant. Zum Befehl, Herr Hauptmann. Andere Truppen werden vom Kommandatur aus Aquila kommen. Und tüchtige Leute, eh? Es wird gemacht, Herr Leutnant. Camerata, noi siamo veramente costernati per la morte dei camerati tedeschi. Ho sempre sostenuto che questa zona è piena di rinnegati traditori. E ora che paghino. Pagheranno. State tranquilli. Da questo momento siamo ai vostri ordini. Marceremo al vostro fianco per punire quei vigliacchi. Non disturbatevi, prego. Questo è un affare che riguarda solo la Wehrmacht. Ora vogliate scusarmi. Ho da fare. Andiamo. Giovanni, sono pronto. Non la lascio, ne la posso lasciare, sono ripensato. Ma come te va? Buona fortuna!
Schnäbel. Fahrt ihr voraus mit dem Panzerwagen. Nehmt Stellung auf diesen Hügel. Jawohl, Herr Leutnant. Armando! Arma! Arma, apre! Apre, Arma! Ma che fai? Apre! Michè, tu mi devi aiutare! Mi devi portare moglie Marca Marca! Quello che aveva un bambino, Michè! Mi capisci? Tutti in amico! Non posso aiutare! Tutti in amico! Che fa presto con tuo padre? Che posso uccidere? Andre Colonne. Und 14 Soldaten. Der Befehl ist, das Dorf zu gittern. Sie wissen schon.
Herr Bibbins, einigen Sie sich mit Schäfer. Jawohl, Herr Leutnant. Gehen wir zusammen, dann teilen wir uns. Komm. Also, fertig mit den NG. Dino, Dino, un braccio me lo sumaro. Serve per moglie, ma almeno tu. Io te l'ho aiutato, Luvino, eh. Io ti ho aiutato sempre, te lo ricordi, te lo ricordi. Senti, senti, un braccio me lo sumaro, te lo aiuto. Io ti scappo con un cavallo. Dino, arrivano i tedeschi. Non mi ha voluto aiutare nessuno. Stanno arrivando i tedeschi. Giulia, ma che facciamo? Che fai tu? Io stengo vicino a te. Ma non fa lo stupido, ma che ti vuoi? Cioè, prende, vatti a nascondere, a lei ci penso io. Su, muovete. Cammina. Non sparate, vi prego! Dov'è il vostro comandante? Basisti! Parlez-vous français? Pourquoi? Votre comandant, s'il vous plaît! Günther, vielen zum Leiter! Dalla montagna, sta attendo alle figlie. Ecco, sta piena di tedesca. Ciao, Marie. Figlie mie. Mamma, dove va, papà? Si la nasconde alla montagna. Fanno scappa! A me mi stanno a correre dietro lo dovevo! Ma mettiamene in bordo, il suo vecchio! E fa come te pare! A me non mi tocca nessuno, vero Bianchi? Ihr beide nach oben! Das andere Volk!
Zwei Mann. Kameraden aufladen. Je suis ici, monsieur. Parlate pure italiano. Conosco la vostra lingua. Sono venuto a supplicarvi clemenza per gli abitanti di Filetto. Credetemi, non hanno nessuna colpa di quello che è successo qui. Loro con la guerra non c'entrano. Salvateli, in nome di Dio. In guerra Dio non esiste. E io non posso fare niente per loro. Gli ordini sono ordini. Ma le donne, i vecchi, i bambini, aiutatemi. Non posso aiutarvi. Eseguo solo gli ordini del comando. Folgen! Ich wiederhole, die Bewohner von Filetto haben nichts zu tun mit den Partisanen. Ja, ja. Hab verstanden. Gehen wir! Filetto, non abbiamo fatto niente. Perciò state tranquilla. Anzi, sai che faccio? Vado a pigliarlo a mangiare per i bambini, va bene? Warum? Er war ein guter Mensch. Er war kein Bandit. Warum hast du ihn getötet? Ach, Scheiße. Hallo, ihr beide, kommt hier! Runter, runter, schnell, schnell! Beschämen die Wehrmacht. Schau, unschuldige Menschen zu töten. Die unter 14 Alpenjäger muss Partisanen bekämpfen, nicht einmal Leute umbringen. Das ist keine Soldatenjäger, das ist einfach Mord. Verstanden? Du Verbrecher. Du Schweine und Verbrecher, du! Du bist ein schmutziger Kerl. Thank you.
Hier, auf dieser Seite. Da qui non ci stanno uomini, non ci sta nessuno. Non lo vedi, sta donna? Deve partorì, ave bambino. No, no, Giulia, no, no. Oh, ma lo prendono. Non fa così. Oh, ma lo prendono. Non fa così. Raus! Giulia! Raus, vecchia, raus! No, no, sta qua. Non te ne andrà, Giulia! Date qua che me! Vai! Pronta? Andare! Tu, la scisi! Das kommt auch auf die Rechnung der Italiener. So sind es drei. Geh doch raus, du Alte! Los, raus, vorwärts! Schieß dich nicht zusammen! Runter! Runter, sag ich dir! Los! Julia! Feuer! L'aglio paese. Siamo, andremo a Roma. Entra, entra, andiamo, io. Ich hab so einen Durst. Komm, gib mir doch etwas Milch, du. Du Schaf, du. Oder willst du nicht mehr spielen? Ah, weg mit dir, raus! Geh dir weg! Schweinehund!
Tengo malato. Sei tu, fa schwinden. Mein Defrecker. Ja, jetzt wird er die Gerechtigkeit machen. Mhm. Herr Hauptmann. Leutnant. Wir haben das ganze Dorf und Umgebung durchkämmt. Aber leider keine Spur von Partisanen bis jetzt. Sagen Sie mir, ich will Ihnen etwas fragen. Tragen die Bewohner des Dorfes die Verantwortung. Die Leute an den Eingang des Dorfes.
Weiter! Auf dieser Seite hier, weiter! Schnell, schnell, weiter, weiter! Die Männer von den Frauen und Kindern und schütt Befehle aus. Ja, der Leiter. Also, komm her. Links. Schnell. Auf dieser Seite her. Weg mit euch, weg! Du, man geht auf dieser Seite. Oh mein Gott, der Papa! Schnell, schnell! Also, du, 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 komm. Und du, kommen, kommen, schnell. Schneller, kommen, kommen. Und du auch. Habt ihr gehört? Schnell. Los. Weiter. Feuert. Schneller, du. Feuert. Vedrai che c'è poco, ci fanno un po' staccare. Tu, alte, poi! Nel, nel! Recht drüber, recht! Alles auf dieser Seite! Nel, nel! Adrunter, weiter! Schneller, schneller! Schneller, Alter.
Ecco, mettiamola laggiù, sotto quell'albero. Io senti. Io. Paolo! Paolo, così! Schmeiß das Zeug runter! Still! Die Ruhe! Schneller! Schnell! Rein hier! Fate coraggio, io sto qua. Den kannst du haben. Danke, danke. Qualität. Hey, du. Mi senti? La vedi quella donna laggiù? Deve partorire, deve avere un bambino, ma hai capito? Bisogna portarla subito all'Aquila. Già, non capisci. Tanto pure se capivi era lo stesso. Fedente. Los! Alle saudite Seite! Schnell! Hallo! Diese Seite! Stella, Stella! Achtung! Danke, Leutnant. Befehl, Herr Hauptmann. Haben Sie die Befehle ausgeführt? Jawohl, Herr Hauptmann. Ich habe 29 Geiseln, aber ich warte gerade auf weitere Befehle. Jetzt auch Kinder, Sie halten. Che ore sono? Non lo so.
Weg mit diesen Hasen, das ist doch nichts, da hier ist doch Hühner. Ja, du noch State tranquille, non dovete preoccuparvi. Don Virgilio. State Don tranquille, Virgilio. Dovete credermi. Don Virgilio. Sì. E l'altro? Per adesso mi hanno mandato soltanto con questi. Gli altri verranno dopo. Ma state tranquille, non è successo niente. Non è successo niente. Adesso preghi tanto per me, se porti via i bambini. Su, bambini, venite via con me. Avanti, vi racconterò una bella cosa. Allora, bambini, adesso vi racconto una storia accaduta tanti, tanti anni fa. In un paese dell'Umbria, dove un lupo cattivo, tanto cattivo, si mangiava tutti i bambini. Un giorno arrivò in paese un uomo chiamato Frate Francesco, che andò incontro al lupo e incominciò a parlargli come si parla. Come va grosso il lupo? Come un grosso cane. Il lupo dapprima stava per saltargli addosso, per mangiarsi anche lui, ma poi, sentendo la dolce voce del santo, si ammanzì e incominciò ad ascoltarlo. Gut, fahr weg. Donne, qui ci vuole dell'acqua calda. Ehi, trovatemi un secchio. E dove lo trovo un secchio? Signor, è bello. Ma io che ci faccio con questo? Mi ci vuole un secchio, hai capito? Un secchio! E subito! Assurda, che ci fai con un secchio? Che ci faccio? Ci facciamo la piscia dentro tutte quante? Assunta, io c'ho questo, va buono? Sì, questo va bene, ma senza sta roba, via, via, su. Donne, venite tutte da questa parte, presto, presto, dobbiamo fare la piscia qui dentro. Su, coraggio, anche tu laggiù, avvicinati, fate presto. Datemi una coperta, sì, quella. Ecco, aiutate. Gliela mettiamo sotto le gambe. Anche tu, aiuta, alza la gamba. Sì, ma piano. Ecco, su, siete forte. Tira più su, avanti. Coraggio. Su, no. Su, Felia mia, tu, aiutati. Piano. Così, così. Sei contenta? Brava! La dolce voce del santo.
Rauskommen! Schläfrig. Oh, verdammte, verfluchte Krieger. Ah. Ich fühle mich ja so müde. Ich glaube, schläft nicht. Eine Zigarette. Ich glaube, ja, warte. Such mal, such mal. Ha! Ein kleines Stück. Ja. Feuer habe ich gesehen. Ja. Ah, Feuer, ja, aber ja. Sie wieder. Also ganz ruhig. Mit euch! Wir! Tut ihr wir!
gli ordini sono stati eseguiti. Dal processo di Norimberga in poi, la risposta di tutti coloro che sono stati chiamati a rispondere del loro operato è stata sempre la stessa. E così anche quella data dall'allora capitano Defreger. Non potevo non obbedire a un ordine. Nel 1966 la Procura della Repubblica di Francoforte ha svolto una approfondita inchiesta sull'eccidio di Filetto di Camarda. Mattias Defreger veniva prosciolto dall'accusa di concorso in omicidio, perché tale reato era caduto in prescrizione.